Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Siamo su Forza Horizon 5. Allora, non ho ben capito cosa bisogna fare, nel senso per andare avanti con la trama. Forse bisogna fare semplicemente delle gare. Io avevo sbloccato effettivamente nell'avventura Horizon qua questo El Camino, però non ho capito se ci ha sbloccato delle missioni, delle nuove gare. È un pochino difficile. Onestamente da comprendere. Forse semplicemente dobbiamo fare delle gare, le gare che ci stanno in questa zona, e forse semplicemente sono queste, ecco, le cose che dobbiamo fare. Non c'è una vera e propria missione come prima, o almeno ancora non c'era sbloccata. Vabbè, io sono qui, intanto iniziamo facendo una gara. Sentiero di cascata, giocatore singolo contro rivali, oppure crea un percorso personalizzato. No, noi If Horizon's facciamo... official events don't satisfy you, then it's time to make your own. Introducing Event Lab. Ok, vabbè, io sì, bello, perfetto, ma io vorrei fare quello normale. Questi sono quelli creati forse dagli altri. Dovrebbero. Allora, noi però facciamo quello normale, ecco. Consigliato, consigliata sempre la nostra Ford Escort da rally. E allora prendiamo questa, no? Direi... Di sì, anche se questa però non è male, questa Peugeot. Questa Peugeot Super. Cos'è che ha in meno? Ha molto, cioè ha meno accelerazione e un po' meno velocità, però per il resto è meglio. Vabbè, noi rimaniamo con questa, dai. Rimaniamo con questa e così cerchiamo di capire se sono queste le gare che vanno fatte per andare avanti. Perché realmente non l'ho capito. L'ho trovata un po' confusionaria questa storia. Che va bene sbloccare i vari, diciamo, le varie zone, eccetera. Questo l'ho capito. Però potrebbe metterci cioè un qualcosa, una qualche missione, qualcosa che ci faccia capire quali sono le cose principali da fare rispetto a quelle secondarie. Perché onestamente in mezzo a un mondo pieno, zeppo di attività, un po' diciamo ci si perde. Io per esempio non riesco veramente a capire quali sono le cose primarie e quali quelle secondarie in questo momento, che è proprio il problema che mi ha spinto a fare questa gara senza sapere se servirà a qualcosa effettivamente. Qua siamo proprio su sterrato pure, Bottarella. Per prendere spazio. Mamma mia, mamma mia. Non vedo l'ora di fare le gare su asfalto, su strada. Ok, altra bottarella. Siamo secondi, è un unico giro, credo, tra l'altro, questa pista. Freniamo, 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 curva stretta. Credo sia un unico giro questa pista, perché non vedo l'indicazione dei giri. E siamo a metà gara. Aia, 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 aia. Tagliamo, tagliamo, tagliamo. Chiudiamogli la strada, tagliamogli la curva. Primi. Comunque si vede che la difficoltà è aumentata, eh. Assolutamente. Forse anche che ci si diverte un po' di più. Molto bene questa curva. Abbiamo anche preso un pochinino, molto ino di vantaggio. Anche se da un momento all'altro potremmo schiantarci, quindi dobbiamo mantenere la concentrazione. Aia, aia. Curva stretta. Abbiamo presa molto male questa, molto lenta. Ok, anche questa non è il massimo, però vabbè. Un po' di vantaggio l'abbiamo preso, non tantissimo. E dovremmo essere al rettilineo finale. Ok. Bene così, bene così.
Magari questa Ford, che per ora la stiamo utilizzando parecchio, la potrei personalizzare effettivamente. Intanto abbiamo preso anche un bel po' di soldini, eh. Ci hanno dato un bel po' di soldini, siamo quasi a 500.000. This is the Horizon Tour. It's the place to meet up with friends, sit back and, well, tour across Mexico. You should check it out when you have the time. Ok, abbiamo sbloccato quindi quest'altro tour che effettivamente potremmo fare. Però io andrei a fare in questo momento, dov'è che siamo? Scusate. Allora, andiamo qui. Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I can help you explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new ForzaLink module. ForzaLink tracks the status of you and the people you meet online and suggests ways for you to link up and play together. Ok. Va bene. Sì. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Ok. Vabbè, forse per interagire, insomma, con altre... Ah, siamo arrivati qua che ci sta una gara, giusto giusto. Facciamola, così vediamo se sblocchiamo gli ultimi punti. Vuoi fare sentiero di Tulum? Non lo so, sentiero di Tulum qual è? Questo? Sì, sì. Lo facciamo. Vediamo se sblocchiamo la prossima parte della... della trama, diciamo, dell'avventura Horizon. Ok, sentiero di Tulum. O di Tulum. Namo. Consigliate sempre le stesse. E in particolare questa è la migliore. Quindi la riprendiamo. Anche se così non mi fa impazzire. La voglio personalizzare. Poi è piena zeppa di adesivi e cose. Mi sembra... Non mi piace così. Ok. Allora, qua pure è un unico giro. Però sotto la pioggia, così per avere un altro po' di difficoltà su sterrato, abbiamo pure la pioggia. Per ora abbastanza dritta, tra l'altro. Ecco, appunto. Li abbiamo fregati in maniera molto molto discutibile da un punto di vista etico e morale. Li abbiamo proprio sfruttati per fare la curva. Non credo sia molto lunga questa gara, insomma, questo circuito, perché abbiamo fatto due curve e già siamo a più di un quarto di gara. Però appunto, siccome non conosco i circuiti, se prendo male una curva che la vedo tardi, siamo fregati. Acqua planning, ne abbiamo qua, in mezzo al fiume. Bene, bene, questa curva mi è piaciuta molto, perfetta. Siamo a metà gara. Non frena per niente sta macchina qua, sulla pioggia. Il temporale intanto imperversa. Aia. Questa è stata brutta. Questa ci ha fatto sicuramente perdere un po' di vantaggio. Che comunque è abbastanza rassicurante, ma non troppo. Avremo circa due secondi di vantaggio. Questo mi sarebbe piaciuto poterlo leggere, il vantaggio in secondi o decimi, insomma, quello che sia.
L'abbiamo preso di pochissimo questo checkpoint. Attenzione, qua c'è una curva brutta, ma brutta brutta brutta, a U. Abbiamo pattinato tantissimo e tra l'altro si sono avvicinati tantissimo. Proprio ora che siamo vicini all'arrivo. Non facciamocela fregare. Però siamo sul rettilineo finale. Ok. Ok. Molto molto bene. E il pubblico ci acclama. In 3 e 11, sentiero di Tulum. Tra l'altro penso che oltre ai soldi stiamo prendendo anche tanti... una Lamborghini. E che Lamborghini? Abbiamo sbloccato anche diverse auto con la ruota della fortuna. Non so se questo si è visto nel video scorso. Invece questa Lamborghini è devastante. Ma veramente devastante. Cioè questa è migliore anche rispetto alla nostra Spider. Eh sì. Mettiamola tra i preferiti anche questa. Allora io potrei sbloccare nuovamente questo. Non so cosa cambierà. Approfittiamo dei percorsi per provare questa visuale che mi garba parecchio, anche se credo che in fase di gara farei un casino perché non vedo bene la scia, cioè la traiettoria. Questa macchina tra l'altro manco è modificata, quindi proprio è al naturale. Esegue abilità per ottenere un punteggio di abilità di doppio per la sezione di abilità di doppio per la durata di questa canzone. Ma che vuol dire? Questa abilità va bene? Abilità di morire? Dove sono? Dove sono? Cos'è Far Cry è diventato? Facciamo una cosa, dai. Proviamo a tagliare. Proviamo a tagliare in mezzo alla giungla. Che non possiamo fare notte. Ma non ho capito, è partita una canzone in particolare? Oddio. Io non vedo assolutamente niente. Siamo in un cazzo di tempio Maya qua. Ma dove sta sta gara? Oddio. Ne stiamo facendo punteggio? Ma dove ci sta portando? Alla gara, sì. Qua c'è una casa che si potrebbe comprare, ma non sappiamo quanto costa. Vabbè, ormai l'abbiamo distrutta, quindi non la compreremo. Mica siamo scemi. Allora, sterrato. Oddio. Addirittura. Però questo è il nostro mezzo di oggi? Perché festeggia? Abbiamo già vinto. Ok, niente, siamo con questo mezzo, quindi siamo da soli, tra l'altro.
perché siamo da soli? Perché ci stanno le moto d'acqua che fanno i simpatici. E noi che dovremmo fare? Niente, dobbiamo fare il percorso con questi che ci saltano da un lato all'altro. Vabbè, io non ne ho problemi, amici. Wow. Che figata. Dov'è la curva? Non la vedo. Questi fuoristrada comunque sono perfetti per lo sterrato. Non capisco perché non ne abbiamo uno decente. Abbiamo solo quelli più scarsi che ci sono nel gioco. C'era una capra. Signora capra, si levi. Non vogliamo averla sulla coscienza. Ancora. Vabbè, gli piace proprio farci dare questi effetti ottici devastanti. Ci sta, ci sta. Sono una delle cose più belle del gioco. Io li investo questi comunque prima o poi, se mi passano davanti. Ma quanto stiamo guidando bene? Non ci credo nemmeno. Aia, aia. Qua stavo perdendo proprio il controllo. Non vedo la strada, non vedo la strada. Attenzione! Oddio, che figata. Siamo arrivati, siamo arrivati. Investiamoli, investiamoli. Ci ho provato, ragazzi. Io ci ho provato a investirli, eh. Io ci ho provato. Purtroppo non sono riuscito a prenderli. Oh, vincitore. Ma vincitore di che? Che sono arrivati forse prima di noi. Vabbè, vincitori morali. Vincitori morali noi. E niente. Questo è quanto. È troppo potente. È troppo potente. Ok ragazzi, ci ha fatto selezionare un'auto a noleggio per fare questa gara, non potevamo utilizzare la nostra evidentemente. Io non ho idea a cosa stiamo andando incontro, credo comunque siamo online, questo credo di averlo capito. Corsa mista tra le mangrovie? Ok, va bene, vediamo che succede, dai. Fai parte della squadra blu e devo sconfiggere la squadra rossa. Ma dobbiamo correre e basta, spero e credo, no? Vediamo, vediamo. Io chiaramente parto ultimo, o quasi. Oh mamma. No, vabbè, questi c'hanno i... c'hanno i macchinoni potenziati, dai. Io c'ho quello standard, non è giusta sta cosa. Non è giusta sta cosa. Spostati. Spostati. Vabbè, questo è proprio un rincoglionito, eh. Guardate, guardate come... come ci stringe. Sembra la lotta tra Verstappen ed Hamilton. Oh, però è rotto, eh. Te devi dare va. Te devi dare va. Cioè, veramente, io non voglio spingere, io voglio fare la mia gara, se me lo permette. Stiamo andando bene. Già qualche punto l'abbiamo preso da portare alla nostra squadra.
Intanto ci sono cioè degli avversari che hanno i microfoni aperti, non so, sento dei rumori inquietanti. Suoniamo anche noi un po' il clacson, così gli facciamo paura. Attenzione, si butta nell'interno. Effettivamente questo ha preso una macchina molto migliore rispetto alla nostra, che forse tiene un po' meglio, però è lenta il triplo. Adesso mi sa che tra un po' ci prenderanno pure quelli dietro. Qua se ne stanno andando davanti, eh. Qua davanti se ne stanno andando. Le maggiori difficoltà noi ce l'abbiamo su strada, perché siamo molto più lenti degli altri, come potete ben vedere. Non ho capito bene come funziona il discorso dei punteggi, insomma, dell'eliminazione, se ogni tot viene eliminato l'ultimo o no, perché effettivamente gli ultimi ancora sono in gara, però mi sa. Aia, forse abbiamo saltato un checkpoint. Siamo un po' più vicini a quello davanti, perché come detto nello sterrato recuperiamo un po', però è nettamente più veloce lui, cioè è troppo più veloce. Abbiamo recuperato anzi veramente tanto in realtà, però e dietro abbiamo preso un buon vantaggio per ora, se non facciamo troppe cavolate. Siamo al secondo giro. Ci stiamo avviando al termine del secondo giro. Questo adesso prenderà tantissimo vantaggio sullo sterrato. Su strada. Che non recupereremo mai su sterrato. Siamo comunque al terzo giro. Ridendo e scherzando. Gli altri probabilmente già sono arrivati all'arrivo. Ci hanno comunque dato a noleggio una macchina terrificante, se posso dire, perché è tipo la più scarsa che c'è in pista. Attenzione, però noi siamo avvicinati tantissimo qua. Siamo avvicinati tantissimo. E c'è il sorpasso, che non mi aspettavo per nulla. Attenzione, anche qua davanti forse ha qualche problema al motore quest'uomo. Quest'uomo forse ha qualche problema al motore. Dietro ce l'abbiamo attaccate. Forse quello dietro è qualcuno che ci sta doppiando. Peccato perché stiamo prendendo pure lui. Ma va bene così. Inaspettato comunque questo risultato, devo dire. Che lotta! Abbiamo vinto! 1750 punti! Molto bene! Ok. Cosa ci danno? 100.000? Potevano essere 300, però potevano anche essere 0. Non ho capito se ci sono tre gare in realtà, che in quel caso sarebbe bello lunga la cosa da fare. We've got the start point for our next race, but you don't have to rush there. Take some time, see the sights. Mexico is beautiful this time of day. Teletrasportato direttamente all'evento, al secondo evento di questa di tre, perché dovrebbero essere tre. Le regole sono sempre le stesse, credo, ma il problema è che noi siamo un in meno. Questa cosa non mi sembra per nulla giusta.
per nulla giusta. E tra l'altro siamo su strada, ma dobbiamo utilizzare sempre queste macchine, purtroppo. Questo che sta combinando, dai, ci fa perdere tempo. A quest'ora già l'avevamo superato. Niente, questi non sanno guidare, non sanno guidare proprio. Attenzione ai rischi, i rischi. Sì, l'abbiamo combinata. Tra l'altro siamo diventati trasparenti, eravamo completamente trasparenti fino a un attimo fa. Aia. 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 Niente, siamo diventati ultimi, tanto ultimi, perché non ho preso il checkpoint, mannaggia. Adesso siamo costretti a una grande rimonta. Qualche punto possiamo farlo, secondo me. Siamo più veloci degli altri, o almeno di alcuni degli altri. Purtroppo non avevo proprio visto dove fosse il checkpoint. Comunque vedete che già uno l'abbiamo raggiunto. Anzi, in realtà due ne abbiamo raggiunti. Peccato, perché potevamo essere molto più avanti. Attenzione al checkpoint. Niente, questo si è piantato. Tra l'altro, essendo macchine molto grandi, è difficile trovare lo spazio per superare in pista senza andare fuori. La toccatina col compagno ci ha fatto andare a noi, per esempio, fuori di pista. Vabbè, dai, abbiamo recuperato due posizioni, è già qualcosa, considerando che abbiamo perso 5 secondi per il flashback. Però la difficoltà sarà recuperare gli altri ora. Si salta? Si salta un po'. Ragazzi, gli altri è difficile, purtroppo ci costerà tantissimo quella cavolata, anche perché è solo un giro sta pista. La gara si conclude tra 21 secondi. Niente, terz'ultimi, però a qualche punto l'abbiamo fatto. Peccato veramente. Questi sono erroracci da non ripetere, effettivamente. Noni, puntiamo sull'ultima gara per fare qualche punto extra. Però abbiamo vinto lo stesso, perché i nostri compagni sono dei fenomeni. Molto bene, molto bene. Hey Gabriel, I have blueprints for a bunch of new adventures and you have decisions to make. Va bene ragazzi, noi abbiamo fatto qualche punto, anche se alla fine ci ha disconnesso. La proveremo la prossima volta la nostra Lamborghini. E purtroppo ci ha disconnesso, avrei voluto finirle le gare, però vabbè, abbiamo fatto un bel po' di punti. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione, per l'attenzione, per diciamo per tutto. Vi invito a farmi sapere cosa ne pensate con un commento e vi invito a lasciare like se il video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale per supportarmi, soprattutto, mi raccomando ragazzi. E vi do appuntamento alla prossima con Forza Horizon e tutte le altre serie che trovate sul canale, oltre a seguirmi in live, cosa che vi consiglio perché spippoleremo un po' anche Forza Horizon con tutte le altre gare da fare. E vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao.